con famiglia palermitana, e mi sembra che questa sia una puntina che dobbiamo definire inclusiva, perché comunque non si vogliono lasciare indietro delle realtà, ma si portano avanti. Tra le cose, secondo me, per portare avanti la realtà, varie realtà diverse, secondo me c'è anche quello che posso rappresentare io con le mie origini, col mio modo di essere. Quindi per me è smentita l'idea, io non lo sento, sono salita sul palco, non è che erano tiepidi, ecco, mi sembra che c'era un bel tifo. Tifo è di più di dire accoglienza, no? Tifo significa sento che le persone vogliono che io vada avanti, e quindi devo dire che questo pubblico di Pontina, questa gente, lì non si può passare lì in mezzo che le persone vogliono fare selfie e autografi, non perché secondo me sono ministro, ma perché mi prendono come una persona che vuole con loro cambiare delle cose a prescindere se nord o sud. Se ci fosse il razzismo, probabilmente questi ministri che siamo del sud non avrebbero questa accoglienza. Quindi questo credo che sia bello e giusto da dire. Senti, invece per la pubblica amministrazione o aveva qualche timore su questa accoglienza? Allora, se avessi dovuto ascoltare quello che dicono tantissime persone, avrei potuto avere timori, però già quando ho parlato, non so, che c'era di voi a Milano, c'è stato un bellissimo comizio, avevo sentito un'accoglienza significativa. Qui devo dire, sentire proprio il coro come calcistico, sentire quel tipo di tifo è come se ti arrivasse l'energia. Ho parlato 5 minuti, ma avrei potuto parlare un'ora, ecco, perché comunque loro ti spingono, cioè si sente l'energia da sopra il palco, e quindi se sono freddi lo senti, se sono caldi ti spingono lo senti, e io l'ho sentito. Nella pubblica amministrazione c'è un problema fallullo? Allora, nella pubblica amministrazione c'è un problema di base, che dovete scriverlo bene, che è la disomogeneità. Lo so, è una brutta parola, ma significa che ci sono degli uffici splendidi che offrono servizi splendidi, con dirigenti che sono servitori dello Stato splendidi, e altri uffici, altri enti che invece non sono all'altezza. Allora, io voglio che esista nella pubblica amministrazione il merito, perché sembra che il merito esisti solo nel privato, cioè io sono un privato e devo fare bene a tutti i costi perché ho la concorrenza. Il pubblico invece, alcuni possono fare bene per spirito proprio di voler fare bene, e altri invece possono restare un po' indietro. Allora credo che per valorizzare i servitori dello Stato, che secondo me, scriviamolo bene, sono la maggioranza, perché altrimenti si pensa che io sto dicendo sono fannulloni tutti, no, la maggioranza dei dipendenti pubblici sono dei servitori dello Stato straordinari. Poi però c'è ed esiste anche la zavorra, e cioè costituita quella sacca di soggetti che, siccome non hanno in qualche modo un adeguato controllo, forme di concorrenza, pensano semplicemente che si può anche non venire in ufficio, tanto non succede niente. Allora, io credo questo, visto che è stata una mia idea sempre, le cose pubbliche non sono di nessuno, sono di tutti. Invece noi spesso pensiamo che quello che è pubblico, tanto non è di nessuno, tanto questo ufficio, che importanza ha se vado o non vado, non è di qualcuno, non è vero, è di tutti. E siccome di recente, basta fate una ricerca su internet, vedrete che ci sono state una serie di verifiche anche a campione che hanno scoperto che la metà del personale non andava in ufficio. A me questa cosa fa venire onestamente i brividi, perché penso che se una volta c'è un assenteista possiamo non accorgerci, ma se la metà dei dirigenti del personale non va, com'è possibile che non ce ne accorgiamo? Allora io vorrei sostituire un sistema che non va, che è quello del budget, con l'impronta digitale, perché questo consente quantomeno all'accesso di avere la certezza di quelli che entrano. Ma non basta, serve anche la responsabilizzazione del dirigente, perché ovviamente se non c'è un dirigente che osserva, guarda e controlla, non si può fare. Ma io questo lo introduco a una condizione che vi prego di scrivere, se contemporaneamente riesco a introdurre i premi, cioè da un lato il premio e dall'altro l'inflessibilità, allora così sì che cambia qualcosa.